C'è un progetto che va oltre ed è un progetto di unità abitative sulla Luna. Insomma, l'uomo ormai si immagina anche di abitare il nostro satellite. Ce ne parla Roberta Amendola in questo servizio, poi commentiamo. Tra qualche anno verranno lanciate verso lo spazio le nostre abitazioni. Non è fantascienza. Volete scoprire come e perché? Venite con noi. Ed eccoci qua, questo è quello che gli addetti ai lavori chiamano modulo abitativo autosufficiente. E come vedete, al piano superiore le coltivazioni e poi ci sono le cuccette per riposarsi, e ancora gli uffici e le palestre, lo svago, la casa che sarà o che potrebbe essere, ma anche il viaggio che sarà o potrebbe essere, perché qui non stiamo parlando di fantascienza. In tanti, quante volte abbiamo sognato di volare verso la Luna, di conoscere mondi nuovi, ma soprattutto di poterli abitare. Qui parliamo di un progetto realizzabile, non si sa quando, non si sa come, ma questi architetti hanno studiato un vero e proprio villaggio, villaggio fatto da case, perché noi partiremo per la Luna protetti nella nostra casa, casa che verrà lanciata come un siluro, come un razzo, proprio così. È questa la vita oltre la Terra. E questi erano degli esempi, no, di moduli abitativi che potrebbero essere installati sul suolo lunare. Ma vado da Ghidini. Allora, come vi state preparando, a cosa state lavorando per questa prossima spedizione sulla Luna, che si chiamerà Artemide, come la dea greca, sorella gemella di Apollo? Guarda caso, Apollo 11 era stata la prima missione, e sarà tutta un'impresa al femminile, cioè sarà